Eccellenza Reverendissima, carissimo Don Biagio, il giorno dell'ordinazione episcopale ufficialmente ti invitai ad essere presente in questo giorno e non poteva essere diversamente, e hai mantenuto fede a quell'invito e ti ringraziamo per essere qui. Ti ringraziamo perché sei tornato nella tua città, nelle tue tradizioni, ma soprattutto in un clima di fede attorno a Maria, che tu da piccolo hai sempre amato e continui ad amare come ogni materano la Madonna Santissima della Bruna. Grazie perché sei qui, grazie per quello che il Signore sta facendo attraverso di te in terra di Molise e nella tua diocesi. Da poco anche lui ha avuto modo di entrare nella sua basilica cattedrale, che chissà per quale motivo tutte le chiese quando noi dobbiamo arrivare sono chiuse e lui l'ha riaperta, e ho avuto modo di visitarla e di vederla in tutta la sua bellezza. Siamo felici e contenti soprattutto di poter, in questa cornice di fedeli che ti accoglie, e ringrazia ancora una volta Dio perché ti ha scelto e ti ha voluto come arcivescovo metropolita. L'altro giorno hai ricevuto il pallio, ma lo potevi portare anche oggi, no? Ti davo e quindi da Papa Francesco, dalle sue mani, proprio l'altro giorno ha ricevuto il pallio. Così come ringrazio un po' tutti voi che siete qui, incominciando dalle autorità, da Sua Eccellenza il Prefetto, sia ieri che oggi, al nostro Presidente della Regione, che ringrazio per essere presente, al Presidente della Provincia, ma al Sindaco e a tutte le autorità, e quindi anche al Presidente della nostra Associazione della Bruna, a tutti voi che rendete onore al Signore per mezzo di Maria. È un giorno bello, un giorno importante, il giorno più lungo cosiddetto per Matera. Abbiamo iniziato stamattina in una cornice meravigliosa dove tantissimi erano i giovani alle 4:30 con la Santa Messa. Siamo stati benedetti un po' dalla pioggia, ma a noi la pioggia non fa paura, perché diceva una canzone antica, la pioggia, ecco, non bagna l'amore, e l'amore che viene da Dio soprattutto. E allora grazie ancora, la cattedra l'ho affidata a te e sei tu che presiedi in questo giorno. Grazie Don Biagio. Grazie Don Pino per l'accompagnamento e per farmi sentire sempre più pienamente non ospite ma parte di un presbiterio. Ringrazio i confratelli, di una città, ringrazio tutte le autorità, il popolo di Matera. Veramente anche andando fuori non mi sento né estraneo né allontanato, e questo grazie al tuo modo di accogliermi nella paternità che sempre ti ha distinto. Per cui grazie, è per me un'emozione forte. Capirete, un materano che da piccolo segue il carro della Bruna, fa la festa, poi si ritrova in questo contesto sulla cattedra del Vescovo, che ha servito come presbitero per tanti anni, è un'emozione. Quindi vi ringrazio per la condivisione, affidiamo tutto al Signore. Chiediamogli perdono all'inizio di questa celebrazione se non accogliamo, non ci rendiamo conto dei tanti momenti nei quali la nostra vita ci fa visita. Come per Maria, per Elisabetta, Maria e Elisabetta, il Signore ci visita, chiediamogli perdono se, presi da tante cose, distratti, non ce ne accorgiamo e non abbiamo la giusta accoglienza che i figli di Dio devono avere verso Dio stesso, che è il nostro Padre. Affidiamoci alla sua misericordia.